Tutti amici di Fanwick, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di ore 15. Il secondo appuntamento nella nuova versione, nella nuova veste, quest'oggi parleremo della capitale. Parleremo ovviamente di quello che accade nella capitale, soprattutto durante il fine settimana e nei giorni immediatamente dopo, e vi racconterò anche un aneddoto, una frase legata proprio ai modi di dire romani e anche una curiosità su delle espressioni che vengono spesso utilizzate. Non finisce qui, ovviamente, perché abbiamo un ospite che si esibirà in una delle serate della capitale. Quindi la puntata è molto ricca di argomenti. Io direi di iniziare immediatamente. Qui vi chiedo subito scusa, a voi romani io voglio chiedere immediatamente scusa perché inizio con la frase del giorno, il proverbio del giorno che dice: se il vino non lo reggi, l'uva magnatela a chicchi. Ovvero, se non sai fare una cosa, non ti ci mettere e lascia perdere. Forse quindi io dovrei lasciar perdere il romano, visto che insomma non sono ferratissima, quindi vi ho chiesto subito scusa, ma l'ospite che sto per introdurre non deve assolutamente lasciar perdere quello che fa perché è straordinaria, è veramente una forza. Sto parlando di Chiara Becchimanzi, che è una grandissima stand-up comedian. Ciao Chiara! Ciao Elena, ciao, ciao a tutti e tutte. Forse era meglio se lo lasciavo dire a te, sto proverbio. No, vabbè, figurati, non ti preoccupare. Io pure sono adottata dalla capitale, quindi anch'io ogni volta mi sento un po' che cammino sulle uova. Però insomma, tu invece appunto dicevamo non devi lasciare assolutamente il tuo know-how di attrice, regista, scrittrice in realtà e anzi. Vogliamo dire immediatamente che devono assolutamente venire molto presto, nei prossimi giorni, a vedere ben due spettacoli differenti fra loro. Chi va di raccontarmelo un po'? Assolutamente sì. Allora, il 30 giugno, martedì, insieme a una truppa d'eccezione, perché c'è una line-up, ragazzi, che io sono emozionata, cioè sono troppo emozionata, non so se ce la faccio, perché comunque sono veramente tra i miei colleghi che stimo di più, allo Snodo Mandrione alle 21:30, capitanati dall'MC Pietro Sparacino, che anche lui è un pazzo scocciato che in questi mesi ha dato il via a un progetto fighissimo, ovvero gli spettacoli in videochiamata su Zoom, per il secondo appuntamento di stand-up comedy e live, cioè praticamente noi saremo sul palco, ma saremo anche in diretta Zoom con una serie di collegamenti, che è una cosa alquanto rivoluzionaria come contemporaneità. Ci saranno, penso, collegamenti addirittura da altri paesi d'Europa, c'è una roba incredibile. E la line-up c'è cioè Rapone, Tinti, Marini, Lundini, Sparacino, Fratini e io, quindi che insomma voglio dire. E invece il 1º luglio, quindi subito dopo, visto che mesi di nulla e poi tutti nella stessa settimana perché non si fanno manca niente, al Teatro Trastevere io farò il mio spettacolo Fearless, terapie di gruppo, che quindi già il titolo, diciamo che. Esatto. Senti, ma da donna e da attrice, appunto, come l'hai passata questa quarantena? Ti sei messa a lavorare oppure invece te lo sei preso di riposo? Hai preso appunti? Guarda, ho avuto talmente tanti cambi di umore e di intenzione e di attitudine che ho temuto per la mia stabilità, perché c'erano dei giorni in cui ero completamente inutile, cioè proprio la depressione, l'ansia del futuro, e dei giorni che ho scritto pagine e pagine e pagine di roba. Però devo dire che da donna sono stata molto fortunata perché non ero sola, e quindi ho potuto dedicarmi anche, cioè il mio compagno è riuscito a trasferirsi da me un giorno prima del lockdown, praticamente. Infatti lo dico in un pezzo, tipo Indiana Jones quando recupera il cappello all'ultimo secondo, praticamente. Quindi sistemare la casa ci ha aiutato, no? Aver dedicarci, avere il tempo per sistemarci. E poi, vabbè, insomma, ovviamente lo sconforto della
categoria che ci ha pervaso tutti e tutte, nel senso che poi ti rendi conto che quanto la cultura sia sotto sotto e basta. Quindi, però devo dire che non mi lamento. Io non mi lamento di natura, però non mi lamento perché avevo una casa spaziosa, non ero da sola, insomma, il cibo non mi è mancato tutti i giorni, cioè ho saltato dei pasti, però i pasti che ho fatto li ho fatti tutti su zuccheri, infatti sono ingrassata tipo 10 kg, ma vabbè. E quello che poi appunto dicevamo, no, prima telecamere spente, l'abbiamo passato tutto in un modo dove ci siamo comunque coccolate, mettiamola così, ecco. Sì. Con zuccheri e quant'altro. Nel frattempo noi abbiamo messo ovviamente nei commenti, visto che lo chiedevano, l'evento e l'indirizzo di conseguenza dello spettacolo a Sono Mandrione, ovviamente invece il giorno dopo il primo l'abbiamo detto, Teatro Trastevere, che è, come dire, già lo dice il nome dove si trova, ovvero appunto. Sì, esatto, Jacopo dei Sette Soli è la via, mi piace molto dirlo alla rinascimentale, Jacopa dei Sette Soli. Certo. Anna Rita dice, terapia di gruppo è perfetto in questo momento. Esatto, e infatti io improvviserò la maggior parte del tempo perché prenderò dal pubblico, da brava terapeuta di gruppo, prenderò dal pubblico un po' di spunti sugli argomenti da esorcizzare, diciamo così, ne abbiamo bisogno tutti e tutte, no? Anche di condividere la terapia ne abbiamo bisogno, perché magari ci siamo fatte pure, che ne so, le nostre brave sedute online o autoterapia o terapia online, ma insieme, tutti insieme, non ci capita da tempo, no? Assolutamente. E invece nell'evento del 30, appunto quello di Snono Bandrione, dove sarete in tanti insieme, sarà anche lì una specie, diciamo, di freestyle, no? Dove una sfida a testa, oppure invece ognuno avrà il suo spot? Allora, in genere le serate di collettive comedy funzionano con 10-12 minuti a testa, e poi c'è il maestro di cerimonie, ovvero l'MC, che si occupa di gestire gli snodi appunto tra uno e l'altro, quindi penso che ognuno di noi abbia il suo bravo schema scritto, e poi però vada, ovviamente, perché noi siamo un po' ci adattiamo tantissimo al pubblico, quindi io in realtà non so esattamente cosa andrò a fare, penso che lo deciderò al momento. Quindi, insomma, sarà proprio una sorpresa per tu. Bello questa cosa. Sì, sì, perché anche in base all'atmosfera che c'è in sala, no? All'attitudine del pubblico, a cosa ha voglia di vedere e fare il pubblico. Perché è chiaro che noi, che tutti noi, penso, in tutti questi mesi di quarantena abbiamo scritto un sacco di roba, anche tragicomica, su quello che stavamo vivendo, no? Però chissà se poi il pubblico c'ha voglia di parlare ancora di quarantena, o magari c'ha proprio bisogno di parlare ancora di quarantena. Questo da il mestiere te lo palesa durante le prime due o tre battute, quindi tu puoi decidere dove andare poi. Ecco, ma a proposito di questo, proprio appunto del fatto se il pubblico ha voglia di parlare di questo argomento oppure no, penso alla satira, no? Alle battute, hanno sempre aiutato ad affrontare momenti difficili, no? Insomma, a sdrammatizzarli e quindi ad aiutare, proprio ci ha aiutato a sorpassarli spesso e volentieri, ma in un momento in cui ancora siamo dentro più o meno a una situazione che è stata veramente nei mesi scorsi pesante e difficile, si può ridere e sdrammatizzare? Si deve provare a ridere e sdrammatizzare, secondo te? Oppure bisogna aspettare ancora un po' per affrontare questi argomenti? Io, come sensibilità personale, sono incline a ridere più o meno di tutto e sempre, in qualsiasi momento. È chiaro che questo attiene molto alla sensibilità personale poi di tutti quelli e tutte quelle che ascoltano, ma anche perché a livello nazionale le aree regionali hanno vissuto... oddio, sei andata via? Ma no, spero che... Ah, ok, perfetto. Scusate. Io sono molto digitale, come vedete, non ci capisco niente, vabbè. Comunque... Dicevo che le aree geografiche hanno vissuto la cosa in maniera molto diversa, no? Per noi nel Lazio ha avuto una ricaduta e ovviamente per il nord tutta un'altra, però io ti do, se vuoi, un'altra chiave di lettura, cioè che la risata non deve servire per forza a sdrammatizzare, ma anche a drammatizzare, nel senso che il punto di vista del comico, della comica o comunque l'ironia può servire anche a comprendere meglio le cose e a...
e a disincantarsi rispetto a un argomento oppure a un altro. Ovviamente noi, degli argomenti del mio pezzo è che ci hanno rubato il lavoro, no, in questi mesi, perché se ne sono usciti con delle cose, cioè, che proprio uno dice, vabbè, allora se uno non può stare in quarantena un mese, che arriva, che ne so, Gallera e ti ruba il lavoro, Lazzolina e ti ruba il lavoro, e allora fate ride voi e basta, noi andiamo in Parlamento e almeno magari qualcosa funziona meglio. Però ecco, diciamo che ci pensavano loro un po' a sdrammatizzare in un certo senso, a vederla, no, ancora con un po' più di distacco. A noi forse sta il compito di tirare le somme, grazie all'ironia, e di capire un po' cosa trarre da questo periodo, perché qualcosa sicuramente ne trarremo. E in generale ridere fa sempre bene, e ridere insieme agli altri fa bene, quindi andiamo a dissacrare tutto, che la risata vi seppellirà, come diceva qualcuno più importante di me. Non a caso proprio. Senti Chiara, ma tra l'altro, se uno volesse approcciarsi, avvicinarsi, scoprire la realtà della stand-up comedy, è possibile farlo? Sì, è possibile. Di raccontare, perché era molto bello quando tu appunto dicevi, dalle prime due battute capisci il pubblico, quindi lo ascolti molto, e a maggior ragione, quindi hai bisogno, vabbè che il teatro sempre ha bisogno del pubblico fisico presente, ma a maggior ragione per uno stand-up comedian, perché lo ascolti, lo percepisci, e in base appunto a come ti risponde tu decidi da che parte andare, no? Per cui ecco, ti va di raccontare, se qualcuno fosse interessato, come iniziare a fare stand-up comedy? Allora, così del tutto casualmente, il 4 e il 5 luglio io terrò un laboratorio. No, in realtà, proprio pensando a questo, cioè a come si scrive comedy e anche a come si trova, si può scoprire il proprio stand-up comedian, perché poi la stand-up comedy è un po' come il lavoro sul clown, sul personaggio, nel senso, adesso mi linceranno i comedian, i miei colleghi. Intendo dire che ognuno deve trovare il suo modo, perché la stand-up comedy è personale, viene dal tuo punto di vista, viene dal tuo modo di leggere la realtà e anche dal tuo modo di stare sul palco. Quindi abbiamo pensato, insieme agli amici e alle amiche del Sottoscala 09 di Latina, che è la mia città natale, che si trova a pochi chilometri da Roma, di dare il via a questo laboratorio che si chiama Comedy Lab, e saranno 3 weekend intensivi in cui noi scopriremo come si porta in scena un monologo, dall'idea alla scrittura alla performance, e poi andremo proprio in scena. È ovvio che poi ci vorrebbero, come dice il mio collega Daniele Fabbri, almeno 20 volte lo devi provare un monologo perché sia pronto, però intanto si comincia e vediamo che cosa succede. Che spettacolo! Mentre parlavi mi stava venendo in mente una delle serie che io ho adorato, amato e ho consumato e riconsumato durante questa quarantena, ovvero la fantastica signora Maisel. Perché? Perché lei effettivamente ha riportato appunto dentro, nella versione serie TV, l'essere un comico, no? Tra l'altro l'essere una comica donna, vabbè, Donna. in un periodo particolare così. Tu lei ti piace lei? Allora, Incuriosisci io da non scrivere. ho. Allora, adesso io farò outing e uccidetemi per questo, cioè siete liberi di continuare il linciaggio. Io non ho ancora visto la serie perché, no, sì, ragazzi, scusate, sì, è vero, io sto aspettando il momento giusto per vederla, perché secondo me è una cosa che devo vedere con la mente pronta ad assorbire in un certo qual modo. Invece, in tutti questi mesi, il modo in cui ho approcciato alle serie era più che altro per non so come dire, anestetizzare un po' i mille pensieri che invece avevo nel cervello. E quindi sto aspettando di essere un po' più, come dire, tranquilla per poter assorbire. Infatti, ho visto solo serie che parlavano dei morti, te giuro. Cioè, solo roba gotica, Frankenstein, Dracula, Glitch, zombie che risorgono. Cioè, per caso, non so perché, insomma, mi sono ritrovata a vedere tutta questa roba che in qualche modo mi anestetizzava, non so perché. Hai fatto il contrario di quello che suggerivano in realtà gli psicologi, che dicevano di vedere cose romantiche, molto rilassanti, confortanti, quasi protettive. No, no, tu sei andata incontro invece al gotico, quindi a una parte più scura, una parte insomma più profonda. E chissà che poi non ci sia qualche traccia di questo viaggio in quello che vedremo a Snodo Mandrione e magari anche a Trastevere.
Assolutamente sì, perché poi appunto ognuno di noi porta sul palco se stesso con tutte le sue defaillanze, tutti i suoi limiti, le sue idiosincrasie, quindi certo che lo vedrete. Senti, l'ultimissima domanda che ti voglio fare, perché purtroppo il tempo è tiranno qui con noi. Appunto, tu sei regista, autrice di libri, sei una comica, una straordinaria stand-up comedian. Le donne in questa quarantena sono state definite delle equilibriste del lockdown, perché appunto madri, lavoratrici, curatrici dell'anima, hanno fatto di tutto, di più. Tu te ne sei occupata sempre molto, appunto, delle donne, del loro punto di vista, della femminilità nella tua produzione artistica. Perché? Perché sei donna e quindi parli di un qualcosa che conosci, oppure in realtà perché appunto è un mondo che effettivamente merita di Io, essere raccontato? guarda, io credo che ci sia sempre bisogno di parlare di questo, perché finché ci sarà qualcuno che ci deve dire come e dove trovare il nostro femminile e quanto ci sia necessario doverlo trovare, dover uscire col femminile, se mai te lo scordi, io e chiavi di casa il femminile, non, cioè, penso che sia il caso di parlarne, e il motivo per cui ho cominciato a parlare e poi ovviamente ho continuato è che non finivo mai di incontrare sessismo sulla mia strada, in un senso e nell'altro, da parte degli uomini e da parte delle donne, laddove si dice che no, è superato, non è vero niente, non è vero mai. Quindi trovo sempre un altro motivo per parlarne, a partire dall'erotismo svilito di 50 sfumature di grigio, al fatto che io sono un'insegnante e quindi mi trovo a interagire con bambini e bambine molto piccoli, nei quali lo stereotipo è già molto attivo perché i genitori glielo inculcano, non certo perché una bambina preferisca appena nata il rosa. No, io voglio solo le cose rosa. No, non è così. Però per Quindi, citare quello a cui ti riferivi prima, ha detto anche che le bambine devono giocare con le bambole, i maschi no. esatto, Quindi appunto, si trova. appunto, appunto, appunto. No, ed è attivissima questa roba nel genitore, nel mondo che proponiamo, non rendersi conto che siamo noi che costruiamo il mondo e che non è una cosa innata. Ed è per questo che continuo e continuerò. Guarda, proprio, io non so se posso raccontarti questo aneddoto, proprio oggi, sotto un mio video YouTube, che è il video della parodia di 50 sfumature, che fa parte del mio spettacolo, uno spettacolo in cui come costume di scena io ho una sottoveste. Un uomo mi ha scritto che sono molto brava, ma la sottoveste non è necessaria. Non sarà che si debba sempre essere un po'. Posso dire una parolaccia? O non è il caso? Dipende. Un po' di facili costumi, però detta volgarmente, mi ha scritto questo signore per farsi notare. Ecco, questo cioè, è la storia di stamattina. Finché ci sarà una cosa del genere, una cosa come quella che è successa tra Morelli e la Murgia ieri, ci sarà sempre bisogno di parlare di questo. Assolutamente sì, che poi Morelli l'ha iniziata prima perché appunto ha commentato un aforisma del giorno di su un'altra rete radiofonica e lì appunto ha detto, eh no, ma la donna non deve dimenticarsi il suo femminile perché se un uomo non le mette gli occhi addosso quando esce, questo lo diciamo per chi si fosse perso questa perla di saggezza, insomma se una donna esce e l'uomo non gli mette gli occhi addosso, guai! Poi Dovrebbe il preoccuparsi. risultato, quel che è, non ha importanza perché il femminile è tutta la base. Vabbè, vi invito ad andare a cercare anche sull'All News, ne abbiamo parlato, per cui insomma, ecco, e poi c'è stato lo scontro ovviamente con la Murgia, perché insomma, lo scontro, lei gli poneva delle domande e cercava insomma, ecco, di capire un po' il suo pensiero e lui è arrivato poi alla sua apice. Per quanto riguarda invece le donne in questa quarantena, faccio un brevissimo inciso, che tu hai definito molto giustamente equilibriste. Io stessa lo sono stata da un certo punto di vista, ma anche mie amiche madri, io non sono madre, però anche mie amiche madri che si sono dovute destreggiare tra il lavoro, la didattica a distanza, la cura della casa e la cura di se stesse. È vero, che si dà un po' per scontato che siano le donne a doversene occupare, ma è anche vero che noi, tra sindrome di Ermione e sindrome di Atlante, amiamo farci carico di un certo peso, nel senso che, e queste sono anche le cose su cui io poi ironizzo, che spesso lasciare andare, delegare, provare a lavarsene le mani ogni tanto, come faceva il buon Pilato, potrebbe aiutare noi per prime. A volte non ci riusciamo, ma è una critica che faccio a me stessa in primis, non voglio dare la colpa a nessuno, perché a volte io stessa mi rendo conto di dire: no, vabbè, faccio io, perché faccio io? No, vattene, esci.
dopo che si è potuto farlo, chiaramente, se no, quando non si poteva uscire, manco, no, ovviamente, però... Però è vero, facciamo fatica ogni tanto a lasciare, a mollare, no? le briglie e, insomma, e passarle all'altra persona in qualsiasi campo, che sia appunto magari la didattica con i figli o con i bambini, oppure anche semplicemente nelle mansioni domestiche, magari spesso e volentieri, insomma, ognuno di noi ha uno schema mentale, uno schema anche di come realizzare quella cosa, e quando la vedi realizzata in un altro modo, dici, no, aspetta, faccio io perché tu non sei in grado, cioè... Vabbè, è questo, che poi problema. Magari è vero, però finché facciamo così non cambierà mai nulla. Esatto, cioè dobbiamo lasciar trovare la propria strada anche agli altri, ma poi la troveranno. Esatto. Ti ringrazio per essere stata insieme a noi, ricordo a tutti quanti l'appuntamento a Snodo Mandrione, ovviamente il 30 di giugno, e poi se ve lo siete perso il 30 potete ritrovare Chiara al Teatro Trastevere il 1 luglio. Esatto, perfetto. Grazie, cara, in bocca al lupo. Grazie, crepi o viva, che dir si voglia. Mua, ciao. Ciao. Ciao.